Prima di iniziare lo studio del solfeggio, vorrei parlare della struttura che ci permette di solfeggiare, di scrivere musica e infine di eseguirla sullo strumento. Questa struttura si chiama pentagramma, perché sostanzialmente si compone di cinque linee. E queste cinque linee parallele fra di loro formano anche degli spazi. Su queste linee e in questi spazi il compositore posiziona le note. E ad ogni riga o ad ogni spazio del pentagramma corrisponde una nota ad una determinata altezza, quindi o più acuta o grave. Vediamo subito che crescendo, cioè andando verso l'alto, le note saranno sempre più acute, mentre scendendo dal pentagramma verso il basso, le note andranno sempre verso più il grave. Inoltre, nel determinare l'altezza delle note, ce le fa anche riconoscere con il loro nome. E inoltre ce le fa anche riconoscere, ce le rappresenta anche sul nostro strumento, sia sassofono, sia violino, sia chitarra. Vediamo un esempio. Qui, per esempio, abbiamo la prima nota che si chiama Do. Questo è un Do, diciamo di medio, cioè non è né tanto acuto né tanto grave. Qui, per esempio, abbiamo un Do, un altro Do. Questo Do è all'ottava superiore di questo, quindi è più acuto di questo Do qui, è più acuto di questo. Sono tutte e due Do, quindi i nomi si ripetono, i nomi sono sette, quindi si ripeteranno sempre, però si ripetono altezze diverse. E quindi questo in lettura non avrà nessuna inflessione, non sarà né acuto né grave, e neanche questo sarà acuto e grave. Però sul nostro strumento questo Do qui sarà più basso, più grave di questo Do qui. E quindi questo tipo di, questo tipo di rappresentazione ci permette anche di rappresentare in realtà le note sul nostro strumento. Questo è uno degli effetti importanti del pentagramma, per esempio. Una delle sue funzioni principali.